qua. Oggi ho preparato per voi una mini serie su tutto quello che riguarda gli scimmi in quattro quarti e in tre quarti. Gli scimmi in quattro quarti sono una famiglia a sé, mentre gli scimmi in tre quarti sono un'altra famiglia molto ampia e anche da approfondire parecchio, perché abbiamo gli scimmi in tre quarti, un accento verso l'alto e quelli verso il basso. Quindi questa piccola serie vuole essere un piccolo pignami di tutto quello che riguarda questo tipo di scimmi. Vi auguro buona visione, vi ricordo di fare un piccolo riscaldamento prima di iniziare questi esercizi in modo da essere preparate ed elastiche. Grazie e buon lavoro! Postura base, bacino in retroversione, spalle rilassate, collo lungo, petto in su. Da qui iniziamo con slide verticale del fianco destro, sinistro. Stiamo lavorando sugli addominali laterali, stiamo contraendo l'addominale laterale alla gamba e al fianco, destra, sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra. Il peso è leggermente indietro, quindi la punta delle dita sarà libera. Acceleriamo e uno, due, lavoriamo sempre leggermente indietro, andiamo a lavorare gli addominali. Sì. E più veloce. Peso indietro. Gambe tese, alternate destra-sinistra, 1, 2, 1, 2. Il peso è più avanti, quindi sto appoggiando anche la parte avanti del piede e alterno semplicemente la gamba destra e la gamba sinistra. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Più veloce, accelero il movimento, sempre cercando di tenere il peso al centro, qua. E cerco di rilassare completamente i quadricipiti. Questo tipo di scimmi è più piccolo rispetto allo scimmi base, dove eravamo con le gambe piegate e il peso più indietro. Nello scimmi base abbiamo un movimento molto più ampio del bacino.
nello scimmi egiziano il movimento è più piccolo e le gambe sono tese alternate. Li facciamo tutti e due con la musica. Bacino in retroversione, peso indietro. Sempre accendi.